Italia, Novella Caligari, Italia. Ed ecco Novella Calligaris, China Rotamber, che oggi è stata in batteria la più valida avversaria della Calligaris, ma fu quella una gara tattica. Primo piano di Novella Calligaris, che gareggia in quarta corsia. Partite le finaliste della gara dei 400 metri stile libero e la Calligaris è partita in leggero ritardo, non è stata prontissima alla partenza. Ancora Shane Gould in testa, diciamo che Novella Calligaris è normalmente più veloce nella seconda parte, cioè negli ultimi 200 metri. Dopo una partenza non brillantissima, Calligaris sta rinvenendo, è ora in terza posizione. La Gold ai 200, poi la Rotamber e poi la Calligaris. 2.07.04, 2.07, il passaggio ottimo, il passaggio ottimo, il passaggio. Adesso c'è Gudrun Wegner, la tedesca Wegner, che sta attaccando la Calligaris. Ultimi 50 metri, Novella Calligaris in quarta corsia, in seconda posizione, attaccata alla sua sinistra da Gudrun Wegner, mentre alla sua destra c'è la Rotamber, che non sembra più in grado di resisterle. Vedete ora nella parte alta del teleschermo sull'estrema destra la Gudrun, ma imprendibile, mentre al centro avanza molto bene Novella Calligaris, che forse riesce a conquistare la medaglia d'argento. Sarebbe un risultato clamoroso per il nuoto italiano. Intanto Shane Gould ha vinto, medaglia d'oro per Shane Gould, medaglia d'argento per Novella Calligaris, che ha preceduto la Gudrun Wegner, medaglia d'argento per Novella Calligaris, uno dei risultati più prestigiosi per il nuoto italiano.